Rieccoci insieme, cari telespettatori, ben ritornati con noi. Ben ritornato qui con noi in studio, ben piacere di riaverlo, il presidente Moreno De Col, presidente della CNA del Veneto. Grazie di essere qui. Grazie. Imprenditore del settore edile, quindi sì, buongiorno. Ha le mani anche in pasta in un settore comunque strategico. Allora, ci troviamo per fare un po' il punto della situazione. C'è un osservatorio comunque della CNA che dà dei segnali inquietanti, allarmanti, ne abbiamo parlato più volte in vari comparti, adesso anche naturalmente quello agroalimentare, che è un settore trasversale, dà dei brutti sintomi, e purtroppo naturalmente questo a danno non soltanto di tanti operatori del settore, tanti piccoli imprenditori artigiani, ma anche poi dei consumatori, del cittadino, noi cittadini consumatori. Poi c'è, parliamo anche quello del settore dell'edilizia, anche lì non sta andando bene, perché parliamo di materie prime che in tutti questi ambiti sono strategiche, fondamentali, ma noi non ne abbiamo a sufficienza, o addirittura non ne abbiamo per alcune produzioni, quindi vengono dall'estero e noi mancano. Allora, tanta carne al fuoco, Presidente. Sì, la situazione non è facile, non proprio è in questo facile, momento. Ci sono tanti problemi che si sommano gli uni agli altri. Si può dire questo, che stavamo uscendo bene dalla pandemia. Cioè, dopo il periodo sostanzialmente di blocco che c'è stato per la, a causa appunto della malattia che ci ha colpito un po' tutti, i dati che avevamo alla fine dell'anno scorso ci davano comunque dei segni positivi, quindi eravamo tutti molto soddisfatti, perché anche il nostro settore delle piccole e micro imprese nell'ambito della nostra regione Veneto, che è trainante rispetto alle altre, stava dando buoni risultati, e quindi eravamo soddisfatti e fiduciosi che in poco tempo si riusciva a recuperare quantomeno il gap perso nel periodo precedente. Purtroppo però, situazioni note a tutti, la crisi energetica, poi il problema generale delle materie prime, la guerra dal 24 di febbraio chiaramente ha scombussolato tutta la situazione, e quindi siamo in mezzo a una tempesta perfetta, direi. Quindi... Ecco, io le chiedo una cosa a questo proposito. Lei ha accennato al discorso degli energetici e delle materie prime. Si era parlato di questo rincaro degli energetici già l'anno scorso, sì. C'erano delle speculazioni in atto, poi alcuni dicevano che anche le materie prime sono rimaste ferme da una parte, dall'altra, cioè, però il tutto, si era detto, si dovrebbe risolvere tra febbraio e marzo. A parte la guerra, per cui tutto quello che si era intasato doveva risolversi. A parte la guerra, il resto avrebbe dovuto risolversi, e invece non è così, quindi vuol dire che c'è qualcosa di più importante dietro. Sicuramente la guerra ha avuto un effetto dirompente, perché si sommeranno sicuramente anche situazioni di speculazione finanziaria in tutto questo ragionamento, perché, apro e chiudo una parentesi, sembra che adesso qualsiasi tipo di prodotto sia legato in qualche maniera o arrivi dalla Russia. Bravissimo. Quindi qualsiasi cosa adesso non c'è o non c'è più, o c'è l'aumento di prezzo perché arriva di là. È quello che voglio dire, cioè non è che tutto transita, cioè c'è qualcosa, ma non è che tutto è vero, il mondo transita, perché da tante materie prime hanno triangolazioni, arrivano anche dalla Bielorussia tramite la Crimea, il porto di Odessa, i trasferimenti via mare sono bloccati, il porto non sta lavorando, quindi c'è una difficoltà ad acquisire certi materiali, parlo dei prodotti siderurgici, ma se faceva riferimento prima... Sì, è vero, però c'è stato un mese di tempo per cambiare anche destinazioni rotte. Cioè, sicuramente, diciamo 2020, sicuramente non eravamo preparati, cioè il mondo occidentale, possiamo così definirlo ormai, perché si sta differenziando dal mondo legato al centro Europa, che vede la Russia come fulcro principale, non era sicuramente preparato a una situazione di questo tipo. E la dipendenza energetica che abbiamo noi dalla Russia è nota a tutti, insomma. Adesso sembra che in qualche modo dovremmo riuscire a essere autonomi anche per evitare che tutte queste risorse poi arrivino a Putin per finanziare la propria guerra. Certo è comunque che la situazione non è semplice, e tutti quanti immaginavano, gli osservatori, che questo boom, questo aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia avrebbe avuto poi un rientro, un ritorno in qualche modo, ma anche in questo caso chi ha fatto queste previsioni le ha fatte, diciamo, in maniera incompleta, anche perché nessuno immaginava effettivamente che
arrivasse una guerra di tali dimensioni come sta arrivando, con la drammaticità che ci sta rappresentando tutti i giorni. E noi chiaramente ne subiamo le conseguenze, perché lo verifichiamo che materie prime che prima erano disponibili in maniera semplice e facile, in tempi diciamo concreti e programmabili, attualmente non è così. Parliamo dell'acciaio, tutti i materiali. Infatti, esatto, questa materia. Parliamo ma anche del legno lamellare stesso, ad esempio, che noi in edilizia utilizziamo parecchio. Anche quello viene e ne subisce. In generale sì, perché le linee di approvvigionamento a livello di mercato globale si sono un po' bloccate per certi aspetti, no? E quindi in generale non c'è più quel giro normale che c'era prima di materiali. Poi, io l'ho detto prima e lo ripeto, sicuramente ci sono delle speculazioni finanziarie. Però tornando indietro anche un po' con la memoria nel tempo, no? C'è stato un periodo molto lungo in cui tutte le aziende, ma anche il settore edilizia, cioè lasciamo le piccole aziende artigiane, no, però avevano delle grandi riserve, grandi stoccaggi di materiali, grandi depositi, no? Per cui c'erano dei materiali che si accumulavano e poi comunque avevano il loro giro, per carità. La tecnologia correva meno, ma quando si parla di legname, quello è, quando si parla di altre materie prime, quello era. Adesso invece con la globalizzazione, con l'apertura di nuovi mercati, si va sull'ordinazione, no? Anche il piccolo pezzo della macchina, della carrozzeria, non c'è, bisogna ordinarlo. Effettivamente è vero, nessuno fa più un magazzino, no? E quindi a sto punto è evidente che se la linea di consegna dei materiali di approvvigionamento non è completata, crea dei blocchi e quindi uno ha difficoltà proprio a programmare la propria attività, perché penso alle industrie metalmeccaniche, all'industria del legno, al nostro settore edilizio, ma tutte quante, manca un pezzo, manca un qualcosa che deve arrivare da un determinato posto, non arriva, non c'è, non è disponibile, e quindi il prodotto nel suo insieme non riesce a essere completato in tutte le sue parti. Neanche al prezzo prefissato. Spesso c'è anche il problema del prezzo, effettivamente, sì. C'era un messaggio che era arrivato poco fa, vediamo se la regia lo rimette in onda, così lo leggiamo. Scusate, ma perché si lamentano gli artigiani, visto che per far venire un idraulico a casa bisogna aspettare una settimana? Lavorano tanto, sempre, non credo che stiano a casa, meglio per loro. E hanno sì, questo è anche vero, e può essere anche vero, però bisogna leggere anche in una maniera diversa. C'è un problema anche di disponibilità in manodopera in questo momento. Cioè, io conosco tantissime aziende che, nonostante la situazione di difficoltà della quale si parlava prima, sarebbero disponibili ad assumere personale, e personale non lo trovano, personale formato o personale da formare. E questo è un problema, perché chiaramente mancando la materia prima come risorsa umana, uno fa quello che può, cioè non riesce a organizzarsi più di tanto. Poi, una cosa è quanto veniva detto nel messaggio adesso, no? Il singolo artigiano che deve intervenire per fare una riparazione, questo chiaramente sarà oberato di impegni e quindi arriva quando può. Una cosa diversa è uno che deve montare una pompa di calore, e la pompa di calore, se la ordina adesso, gli arriverà forse per fine anno, se va bene, o all'inizio dell'anno prossimo, e quindi lì non è. Il problema è diverso, chiaramente, si lega a quelle cose delle quali si parlava prima, della disponibilità ovviamente complessiva nella catena generale di distribuzione di certi prodotti, di certi materiali. Cioè, in certi settori c'è una forte richiesta di taluni prodotti, e questi chiaramente diventano più difficili da ottenere. Parliamo anche solo di ponteggi. Sì, una cosa semplicissima. No? Il ponteggio per fare una facciata è una cosa. Ecco. Il forte incremento che c'è stato di richieste per i bonus facciate, per gli interventi di realizzazione di cappotti, di isolanti, cioè tutto quello che riguarda il mondo dell'edilizia, ha fatto sì che c'è stato un boom di richieste di quel tipo di attività, di lavoro, di noleggio, di ponteggio, disponibilità di materiali. E anche lì ci sono dei ritardi notevoli, con aumenti notevoli dei prezzi, perché quello che prima costava 10 adesso costa al minimo 15. A livello anche parlo di noleggio, del ponteggio, cose di questo genere qua. È tutto un insieme di cose che, diciamo, si sta rincorrendo verso l'alto come prezzi da una parte e come difficoltà
ad averli materiali dall'altra. È una situazione un po' complicata. Spiegatemi, ma se manca la materia prima vuol dire che non si lavora più. Allora si va dallo Stato e si puntano i pugni, altrimenti perché paghiamo le tasse? Forse così? Sì, è un po' semplicistica. È un po' superficiale, diciamo, questo tipo di messaggio, nel senso che le materie prime arrivano a tanti posti del mondo, non è che le produciamo noi dappertutto, e quindi diventa difficile. C'è il libero mercato, quindi. Però neanche vero una cosa che, un po' guardando, ci sono due aspetti. Da un lato c'è un problema di sistema, quello che sembrava un sistema funzionante, che andava bene per tutti, la famosa globalizzazione, quello che comporta, si è dimostrato in realtà un grande bluff, insomma alla fine è un grande boomerang, tra l'altro, perché alla fine è così. Perché poi ci mettiamo in un mercato che crea delle speculazioni di vario genere, con materie che possono aumentare il loro valore improvvisamente, non si può starci dietro, eccetera. E lì lo Stato non può più c'entrare, come dice lei, dipende da altre realtà. Dall'altro però, con tutti questi prezzi che aumentano e che il cittadino, quello guadagna, perché dopo parleremo dell'agroalimentare, che è un altro settore tragico, tra l'altro, perché parliamo di beni necessitati, tira e uno ha questo potere di acquisto, quindi non si farà più la casa, non si comprerà più quel bene, quella macchina, già il mercato delle auto è fermo, stagnante, non andrà a comprarsi più determinati abiti, eccetera, ma prenderà il minimo necessario. Io parlavo con delle aziende agricole che vendevano direttamente, hanno avuto un calo di fatturato recente, perché quei prodotti dalla terra alla tavola, che costano un po' di più, di qualità, non li vendono più come prima. Quindi, questo è un problema reale, perché di fatto a questi aumenti generalizzati del costo dell'energia, dei prodotti, un po' di tutto, diciamo, no? Non corrisponde un aumento del potere d'acquisto da parte dei cittadini. Per cui non riescono a starci dietro. Ma è verissimo questo. Se quindi, non paghi le bollette ti tolgono l'acqua, la luce, il gas e tutto. Quindi, ormai certe, ma io penso, lo citava lei adesso, il mercato delle auto, se uno va a vedere i listini delle macchine attualmente, sono una cosa inarrivabile per una famiglia normale, cioè si parla tanto di conversione ai mezzi elettrici o ibridi, in parte carica te il mezzo elettrico, sì, però costano cifre folli, anche macchine poco più che utilitarie. Infatti. E questo è un grosso problema, chiaramente, no? Assolutamente. Torniamo su questo discorso, guardi Presidente, leggo l'ultimo messaggio e andiamo in pubblicità. Un mercato gonfiato non va da nessuna parte, perché gli stipendi sono sempre quelli. Se posso rinviare un lavoro lo faccio sicuramente. E così purtroppo stanno ragionando molti. È vero. Adesso torniamo a parlare di questo, parliamo anche del mercato dell'auto, che l'ho interrotta, sì. È una cosa anche interessante, perché poi riguarda anche moltissime piccole imprese artigiane, perché ce ne sono tante coinvolte. Sì. Pubblicità, pochi secondi, tra poco.